Ho sempre avuto un affetto particolare per il cartone animato Due Fantagenitori, che, nonostante un innegabile calo di qualità negli anni, rimane uno dei miei preferiti di tutti i tempi. Tuttavia, non posso affermare la stessa cosa per quanto riguarda la sua disgustosa, orripilante, dannatamente fallimentare trilogia di film in live action. E fidatevi, non sto per niente esagerando. Quale strana e contorta idea si è venuta in mente al creatore Butch Hartman? Io non me lo capacito. Questi film non hanno assolutamente nulla a che fare con il fantastico mondo di cui ci siamo follemente innamorati, dai personaggi alle ambientazioni, fino alla ridicola trama che ne fa da contorno. Ciò che voglio fare in questo video, infatti, è riesumare dalla loro lurida e squallida tomba questi abominevoli film live action che, a parer mio, non avrebbero mai dovuto vedere la luce. Ma prima di iniziare, sono lieto di annunciarvi l'inizio della mia collaborazione con Pampling. Se cercate maglie o accessori a tema serie TV, film e cartoni animati, questo è il sito che fa per voi, fidatevi. Inoltre, utilizzando il codice sconto CHAD1, che fantasia incredibile, oltre a supportare il canale, avrete un bellissimo paio di calze completamente in omaggio. Quindi, cosa state aspettando? Detto questo, vi consiglio di guardare il video fino alla fine, perché ci sarà una bella sorpresa che farà piacere a molti fan della serie. Ricordatevi ovviamente di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like. Vi auguro, come sempre, iniziamo naturalmente parlando del primo film, andato in onda per la primissima volta su Nickelodeon, negli Stati Uniti, il 9 luglio 2011, per celebrare il 10° anniversario della serie, ovvero un fantafilm. Devi crescere, Timmy Turner. Timmy è ora un giovane uomo di 23 anni, ma per mantenere i suoi padrini magici, si rifiuta di crescere in qualsiasi modo. Vive ancora a casa con i propri genitori, va a scuola nella stessa classe di quinta elementare e non si è mai innamorato di una ragazza. O almeno è quello che vogliono farci credere. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia i complimenti! Ci sono io, ok? Non lasciarmi mai da sola! E, a dir la verità, non è per niente una brutta premessa. Seppur lo rendano un totale fallito, ha molto senso per la crescita personale di Timmy Turner, ormai estremamente dipendente dalla magia esercitata dai propri padrini. Avrebbe avuto decisamente molto potenziale. Peccato che gli scrittori non avessero un minimo di decenza di scriverci una storia decente attorno. Ma andiamo per gradi. Nonostante Timmy si comporti come un bambino deficiente solo per mantenere i propri padrini, emerge il dilemma quando Tutti, che era una ragazza goffa quando aveva 8 anni, torna a Dimmesdale come una donna decisamente attraente. Timmy, in maniera molto superficiale, si innamora immediatamente di lei, un chiaro segno che sta effettivamente diventando adulto, il che significa che è vicino a perdere le sue fate. Cosmo e Wanda, infatti, devono fare del loro meglio per impedire a Timmy di innamorarsi, altrimenti dovranno abbandonarlo per sempre. E sarebbe anche ora, direi. Guardatelo, non vi fa un po' pena? Che senso ha che gli impediate di crescere per stare con lui? Cos'è, il vostro giocattolino per caso? A questo punto inizio veramente a pensare che siate voi i veri antagonisti della serie. Svegliatevi un po'! Nel frattempo, l'insegnante di Timmy, lo psicopatico Denzel Crocker, due fantagenitori, 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 si allea con un magnate del petrolio, di nome Hugh J. Magnante Jr., per rapire le fate di Timmy e usare la loro magia per i loro malvagi scopi. Il magnante, quindi, inganna e rapisce tutti, mentre Crocker cattura Cosmo, Wanda e Puff, imprigionandoli in un dispositivo programmato per usare la loro magia per i loro desideri. Tuttavia, il magnante alla fine tradisce Crocker e desidera che cada in una vasca senza fondo. E desidero che anche tu ci finisca dentro, Crocker! Aspetta, credevo che noi fossimo amici! Timmy, infine, arriva in soccorso di tutti e combatte sia con il suo nemico che con un robot gigantesco giocattolo che Magnante ha portato in vita con la magia delle fate. Ok?
Timmy libera tutti con successo, ma in ogni caso è costretto a rinunciare alle sue fate, che svaniscono nel momento in cui bacia tutti. Ricorda di far mangiare il cane! No, no, Timmy non ha nessun cane! Se mai dovessi averne uno, ricordati di dargli da mangiare! Sebbene Timmy sia profondamente rattristato della partenza di Cosmo, Van de Poof è allo stesso tempo sollevato dalla possibilità di dedicarsi finalmente ad attività più mature. Tuttavia, in una delle scene finali, apprende da Jorgen che, grazie al suo coraggio, nel mondo fatato è stata appena approvata una nuova legge che ora gli consentirà di mantenere i suoi padrini fatati, fin tanto che esprime solo desideri altruistici volti ad aiutare il prossimo. Tutto. Ma vattene a fanculo! Che grandissima paraculata! Nel finale del film, infatti, Tutti e Timmy avviano un'organizzazione di beneficenza nella quale esprimono desideri che risolveranno tutti i problemi del mondo, volando via in un furgone magico, in pieno stile Ritorno al futuro. Ma state scherzando? Ma che senso ha citare il Ritorno al futuro? Ma soprattutto, ma che razza di finale è? Il senso del film è semplicemente che Timmy dovesse trovare un modo per scopare e tenere i propri padrini magici. Ma ci stiamo rendendo conto? Che senso ha che esista il libro delle regole se poi gli sceneggiatori le cambiano come preferiscono, unicamente per far proseguire la trama? Per di più, stravolgendo completamente il significato della serie. Un tema ricorrente di Due Fantagenitori era che, alla fine, quando sarebbe diventata abbastanza grande, Timmy avrebbe perso i suoi padrini e dimenticato persino di averli avuti, senza se e senza ma. E questo era imprescindibile. È totalmente inconcepibile che venga creata una regola che sconvolga in maniera così amplificata il senso della serie, senza parlare di come sono stati trattati Cosmo e Wanda, i mitici padrini magici, usati unicamente come dei ciechi egoisti che non vedono la brutta fine che sta facendo il loro povero figliastro. Inoltre, non si trattano nemmeno come marito e moglie, ma semplicemente come stupidi amici. Inizio a chiedermi se effettivamente gli sceneggiatori del film sapevano di cosa stavano parlando. Ma aspettate che controllo chi è il genio in questione. Vediamo un po'. Scritto da Baz Hartman. Ma che cazzo ti sei fumato prima di scrivere questo film? Per non parlare di tutti gli altri personaggi, iniziando da Tutti, ritratta come perfetta in ogni modo. Eppure, continua ancora a innamorarsi di Timmy Turner, nonostante si comporti letteralmente come un bambino deficiente. Chester, AJ e Vicky sono quasi praticamente irriconoscibili, usati unicamente per stupide e umilianti gag. Quindi, sì. Per riassumere, non è per niente un bel film, anzi, è pieno di scrittura stupida e cringe, personaggi antipatici, e la sua fedeltà allo show finisce per ostacolare completamente il suo potenziale, ma lo disprezza ancora di più per il fatto che rovina una delle migliori parti della serie originale, rimuovendola per un finale banale e soprattutto truccato, messo lì solo per impostare altri film. Che enorme fantaschifo! Nonostante tutto questo, il film è stato un enorme successo, ovviamente, e fu visto da ben 6 milioni di persone alla sua prima trasmissione. Quindi, per questa ragione, Butch e il suo team, senza pensarci più di tanto, si riunirono per creare un sequel. Ma non un sequel qualsiasi, bensì un meraviglioso film di Natale. Oh sì, quanto ne avevo bisogno. E così arriva il momento di parlare del secondo film live action di questo iconico cartone animato. Come farcelo mancare? Andati in onda il 29 novembre 2012, sempre su Nickelodeon. Ecco a voi un Fantanatale. Questo inizia esattamente da dove eravamo rimasti, con Timmy e Tutti a bordo del loro furgone magico, che in maniera completamente incosciente esaudiscono i desideri di qualsiasi persona al mondo, come per esempio far apparire un dinosauro gigantesco in centro a Tokyo. Ma scusami Timmy, non volevi risolvere i problemi del mondo? Così facendo non crei ulteriori problemi? Ma sei veramente così deficiente? Ma sì, chi sono io per dirtelo? Una volta i tuoi padrini magici avrebbero tentato di impedirtelo in ogni modo. Ma ormai, da quando hanno fatto un figlio, sono diventati più stupidi di un mattone. Senza offesa per i mattoni, ovviamente.
Tutto questo porta dei grandi squilibri nel Polo Nord e Babbo Natale è obbligato a convocarli. A questo punto ci viene rivelato che tutti i desideri altruisti di Timmy e Tutti stanno portando sempre a meno persone che ricevono regali di Natale. E dopo un incidente che gli causa amnesia, Timmy è costretto a prendere il suo posto e a diventare il nuovo Babbo Natale. Perché proprio Timmy? Ma perché lo dice il regolamento, ovviamente. Ma che domande sono? Ma in ogni caso non può ancora farlo, dato che è nella lista dei cattivi. Inizio veramente a chiedermi il senso di questo film. Nessuno sa stare seduto come Timmy a guardare gli altri lavorare. Sono molto orgoglioso di te. Per cui, la trama di questo è fondamentalmente un'avventura in cui Timmy, Tutti, Cosmo, Wanda, Croc e due inutili elfi devono viaggiare attraverso il Polo Nord per far togliere Timmy dalla lista dei cattivi e per poter salvare il Natale. E praticamente non c'è nient'altro da dire. Questo film non ha niente a che fare con la serie originale e tantomeno con il film principale. È una storia autonoma e se non esistesse non cambierebbe assolutamente nulla. È semplicemente un film per bambini. Niente di più, niente di meno. Non ti lascia nemmeno una degna morale nel finale. Timmy riesce a superare tutte le avversità unicamente grazie ai padrini magici e non assistiamo minimamente a una crescita personale dei personaggi. L'unico che si salva probabilmente è Crocker, che viene utilizzato esattamente come Crocker nella serie. Quindi, il Polo Nord esiste? E a quanto pare esistono anche gli orsi polari! Ma questo non basta per rendere guardabile questo film, tantomeno la scenografia e i costumi che sembrano essere stati acquistati nel primo negozio da due soldi che hanno trovato. Tutto ciò rende questo film uno dei più brutti speciali di Natale di sempre. Ma nonostante questo, probabilmente è il migliore della trilogia. Almeno non stravolge completamente la serie, come ha fatto il precedente e come farà ancora peggio il successivo. Ancora una volta, il film sulla carta fu un enorme successo e fu visto da quasi 5 milioni di spettatori in simultanea e portò ovviamente Butch Hartman e lo staff della serie alla creazione di un terzo e ad oggi ultimo live action di questa serie. E questo ci porta alla vera, epica conclusione della trilogia di film di due fantagenitori. Andata in onda per la prima volta il 2 agosto 2014, signore e signori, ecco a voi il Fantaparadiso, probabilmente il peggiore dei tre. Già dal titolo sembra che i personaggi dovranno crepare tutti. E questo a me fa veramente molto piacere. Una fine dignitosa ci sta. Ma purtroppo no, non è esattamente così. In realtà, come paradiso intendono le Hawaii. Peccato, vero? Ci ho sperato veramente. Questo film, infatti, invece di svolgersi in un ambiente freddo, come è stato per il precedente, porta i nostri personaggi in un ambiente estremamente caldo, come detto precedentemente, alle Hawaii. E, per personaggi, intendo praticamente l'intero cast della serie. Così, completamente a caso, tutti all'improvviso, per un motivo o per un altro, devono andare alle Hawaii. Ma che incredibile coincidenza! Timmy e i suoi genitori, tutti, Vicky, Jorgen Van Strangle e persino Crocker, che è nuovamente intenzionato ad uccidere Timmy. Non chiedetemi il perché. Forse perché Timmy è diventato odioso come la merda? Avrebbe completamente ragione, allora. Come posso biasimarlo? Cioè, guardatelo, è sempre lì a vantarsi e a crogiolarsi dei suoi padrini magici, dovunque, senza preoccuparsi minimamente di essere visto. Almeno nel cartone si camuffavano per nascondersi. Ormai Timmy può fare quel cazzo che vuole, che intanto il regolamento è scritto su misura per lui. Mandatevene tutti a fanculo. Veramente, inizio a far fatica a continuare a guardare il film. Poi, c'è gente che mi dice che gli è piaciuto, ma siete sicuri di aver visto la stessa cosa che ho visto io? Ma, in ogni caso, andiamo avanti. Proviamoci almeno. In questo film, Timmy ha iniziato a lavorare al Fantamondo ed è stato incaricato da Jorgen Van Strangle stesso a supervisionare la fonte di tutta la magia delle fate, ovvero l'Abracadabrium, che, dato che vuole andare alle Hawaii a scopare con la sua ragazza, decide di portare con sé dentro un borsone, un po' come se fosse un costume da bagno. Ma sì, Timmy, mi sembra un'ottima idea. Vedo che stai iniziando a fare giudizio.
Nel frattempo, la controparte di Puff, ovvero Fup, che lo stava spiando, pianifica un modo per impossessarsene, per poter, infine, distruggere il mondo delle fate. Oh sì, lui sì che è un vero cattivo! Ti prego, distruggili tutti! Per cui si dirige immediatamente all'aeroporto e qui incontra il signor Crocker, pure lui, diretto alla Hawaii, nella speranza di curare la sua ossessione per le fate. Dopo essersi reso conto delle ambizioni di Fup, Crocker accetta immediatamente di aiutarlo per impossessarsi dell'Abracadabrium. Dopo aver assunto forma umana e essersi travestito da scimmia, Fup riesce a distrarre Timmy e tutti e Crocker ruba il tanto ambito Abracadabrium, mettendo in pericolo l'intero fantamondo e indebolendo Cosmo, Van de Puff e tutte le fate. Quando Timmy si rende conto di essere stato ingannato, corre per fermarli e li segue verso il vulcano, dove erano diretti per distruggere l'Abracadabrium. E qui, signori miei, preparatevi. Se non avete mai visto questo film o questa scena in particolare, la vostra vita cambierà per sempre. Ascoltatemi bene. Una volta che Timmy raggiunge Fup e Crocker, scopre che l'ultimo fra i due ha deciso di schierarsi tra i buoni, per cui il nostro protagonista è pronto a combattere contro Fup in un epico scontro finale. Entrambi afferrano la fonte di potere e, prestate molta attenzione, entrambi cadono tragicamente nella lava incandescente. Esatto, avete capito bene. Timmy Turner è ufficialmente crepato! Alleluia! Da non credere, vero? Effettivamente, ora starete pensando che hanno avuto molto coraggio per elaborare questa scena. Avrebbero potuto finirla con un finale felice. Invece, hanno scelto la strada più pericolosa, uccidere il protagonista. Ma io vi amo, vi prego, uccidete anche Cosmo e Wanda a questo punto. Facciamola finita! Ma aspettate, non è ancora finita. Il bello deve ancora arrivare. Con grande sorpresa di tutti, Timmy, dopo aver assorbito alcuni dei poteri dell'Abracadabrium, diventa a tutti gli effetti un padrino magico. Lo so, non ci credevo nemmeno io all'inizio. E non torna normale, è questo il bello. Timmy rimane per sempre una fata e diventa a sua volta il padrino magico di tutti. E dopo questo, vissero tutti felici e contenti. Fine. Credo che mi ci vorrà un po' di tempo per abituarmi. Il film si conclude così? Fidatevi! Pure io sono rimasto senza parole! Ho così tante domande che non saprei minimamente da dove iniziare! Ma ci provo! Che senso ha che Timmy diventi il padrino di tutti? Una ragazza adulta con una bella vita? Perché Timmy è felice di essere diventato un padrino magico? Seppur ami tutti, perché non prova a tornare normale? Perché Cosmo e Wanda non sono preoccupati di questo? Anzi, pure loro sembrano entusiasti! Quasi come se lo scopo finale della serie fosse diventare un fantagenitore! Ma non ha senso! Perché avete dovuto stravolgere completamente la serie? Semplicemente per un becero finale disgustoso. Sembra impossibile, ma è lo stesso creatore Butch Hartman ad aver scritto questa sceneggiatura. Non è come per esempio con SpongeBob, che purtroppo il creatore Steven Hillenburg è venuto a mancare e quindi hanno smarmellato a più non posso. In questo caso è il creatore stesso ad aver distrutto la sua opera e la cosa è ancora più tragica. Questo è in assoluto, senza alcuna ombra di dubbio, il peggior finale che mai potessi immaginare per questa trilogia di film. Sembra quasi che sia il creatore stesso a non aver colto appieno il senso della serie creata da lui stesso. O era un modo per dirci un qualcosa che non avrebbe potuto dirci con delle semplici parole. O, più semplicemente, i soldi gli hanno fatto perdere la testa e il controllo qualitativo della sua opera. La serie stessa di due fantagenitori, nel 2014, era vicina alla conclusione e non stava per niente affrontando un buon periodo. Pure le altre opere create da Butch non avevano più la stessa luce di un tempo. Per non parlare dell'ultimo spin-off andato in onda recentemente su Paramount+, ovvero Due Fantagenitori.
ancora più Fanta. Cancellato praticamente subito dopo la prima messa in onda. A parer mio, la magia che vi era nel cuore di Butch, purtroppo, è scomparsa. O perlomeno, si è affievolita molto. Inoltre, per chi non lo sapesse, quest'anno è prevista la prima messa in onda di una nuovissima serie su Netflix, dal nome Due Fantagenitori, un nuovo desiderio, la quale non vedrà più Timmy Turner come protagonista, bensì una giovane ragazza di colore, di nome Hazel, la quale si è appena trasferita nella grande città di Dimmadelfia, accompagnata ancora una volta dai mitici Cosmo e Wanda, con uno stile grafico completamente rinnovato e, da quello che ho capito, anche una trama innovativa. Ma, sinceramente, dopo aver visto il fantaschifo che ha creato Butch Hartman con il passare del tempo, oggi non nutro minimamente speranze. Sicuramente le darò una possibilità, questo è chiaro, ma non credo potranno mai tornare al livello di un tempo. Detto questo, signori, siamo giunti alla conclusione del video. Questo è il mio regalo per voi per i 25.000 iscritti. Spero ovviamente che vi sia piaciuto. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questi orribili film indegni del loro nome. Fatemi sapere anche se siete in attesa della nuova serie in uscita su Netflix. Ricordatevi di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Ho bisogno del vostro aiuto. Facciamo esplodere questo canale. Ci vediamo ad un prossimo video. Statemi bene. Alla prossima.